Del primo tempo, risultato allo stadio Meazza di Milano San Siro 0-0 tra Inter e Stella Rossa per la gara d'andata dei quarti di finale di Coppa dei Campioni. Miletovic, l'Inter, ve lo ricordo, è l'unica formazione italiana rimasta in lizza nelle competizioni europee. Musling, Jovin, Musling. Segalò si potrebbe cambiare, effettua infatti il lancio però arretrato rispetto alla posizione di Caso, che può dare a Bini. Triangolo, poi palla ancora per Caso che batte benissimo ed è un gol strepitoso di Caso, veramente un gol da manuale, da antologia, ha battuto di esterno destro parabolicamente andando a togliere, come si dice, la tela del ragno nel set, assolutamente fuori dalla portata di Simeunovic. Grandissimo gol di Caso a tempo abbondantemente scaduto. Vedete inquadrato Domenico Caso, che dopo essere stato festeggiato da tutti i compagni riceve anche l'applauso e l'abbraccio di Beccalossi. Si continua intanto a giocare, l'Inter andrà a riposo probabilmente col vantaggio di un gol. Siamo quasi 3 minuti oltre il tempo regolamentare e l'Inter ha ritrovato entusiasmo, slancio e incoraggiamento dei suoi tifosi con questa autentica prodezza di Caso. Un gol veramente di pregevole fattura. Intanto la Stella Rossa si porta ancora in avanti e vedete che siamo quasi a 48 minuti. Caso, ed è Caso che tocca l'ultimo pallone con l'Inter che va al riposo tra il tripudio dei suoi sostenitori. 21esimo minuto di gioco nel corso della ripresa, il risultato è quello della fine del primo tempo, mentre osserviamo Proasca. Verso Repcic, sul quale sta giocando una buona partita Mozzini. Fallo di Mozzini. Su Janjanin è andato ancora una volta con successo Bergomi, mentre Altobelli è in posizione molto decentrata, suggerisce per Bini in posizione di ala destra. Ecco il traversone di Bini, la presa di Zivanovic. Lancio lungo per lo scatto di Repcic, recupera Mozzini. Repcic riesce a dare a Janjanin, dopo però che il pallone ha superato la linea laterale, pertanto ci sarà rimessa per l'Inter. Prohaska. Marini. Prohaska, ma è un passaggio poco felice quello di Marini. Šestić. Šestić che va via, dà l'indietro, pericolo, gol! Ha segnato Repcic e purtroppo la disattenzione di Marini è risultata fatale all'Inter. Marini aveva l'opportunità di dare un pallone un po' più pulito a Proasca, che si è visto sgusciare Šestić. Šestić è andato fino sul fondo, poi ha crossato all'indietro. C'è stato il gol di Repcic. Tutto da rifare per l'Inter. Alla mezz'ora esatta della ripresa, un gol comunque evitabilissimo.